allarga sulla parte opposta, Franchi però in ritardo su questo suggerimento fuori misura e quindi va a realizzare Vega il numero 8 e il Montecchio si porta in vantaggio. Ancora 1-0 per il Montecchio. C'è l'intervento con il cartellino blu indirizzato a Franchi. C'è il raddoppio Montecchio realizzato da Posito. Ruba palla a Saavedra, va alla conclusione dalla distanza ravvicinata. Ancora Saavedra. E va in gol. C'è il gol. Pablo Nelson Saavedra per il gol dell'1-2. Stefano Paghi supera la metà campo, la steccata ci va a realizzare. Due pari. Stefano Paghi trovato in area con questo passaggio filtrante. Non ci conclude, gol! 3-2, primo vantaggio firmato da Gaston Alberto De Oro. Saavedra. 4-2, doppietta di Pablo Saavedra. Il campo ovviamente non c'è Mount. Il fallo è commesso in area di rigore e quindi il tiro sarà appunto di rigore. Terzo gol del Montecchio, doppietta per Vega, 4-3. L'Edifox che la riparte con Nacevic, che si porta dietro la porta di Martinez e poi prova a sorprenderlo nell'angolo sul palo alla destra. Il tocco di Mount, il fallo e tiro a questo punto, anche addirittura cartellino blu. E c'è quindi il pareggio con la realizzazione di Posito. 4 pari. Accentra a conclusione parata Martinez, che poi esulta per la propria respinta, recupera Lady Fox Nacevic, rete! Quinto gol dell'Lady Fox, German Nacevic. Vantaggio Edifox 5-4, un gol divide le due squadre, Edifox che è sempre in bonus, ovvero ha esaurito il bonus. Conclusione vincente! Sì, sicuramente abbiamo fatto una partita un po', non dico sottotono, però delle aspettative erano un po' più alte. Sicuramente era molto importante centrare i tre punti, no? Non possiamo lasciare questi punti a casa. Quindi dobbiamo continuare a lavorare, ora ci aspetta una partita molto difficile a Monza, però possiamo dire la nostra. Sì, sarà una stagione un po' particolare perché partire così a bomba, tante partite, c'è stata la Champions, un viaggio lungo in Francia, partite molto importanti per la classifica, poi uno stop così lungo dovremo approfittare per prepararci di nuovo fisicamente e anche a livello di squadra per cercare poi a fine novembre di iniziare molto bene. Ma allora sicuramente quest'anno il campionato sarà molto competitivo, però come ho detto prima sono del parere che dobbiamo lavorare come squadra, soprattutto le partite che sulla carta dobbiamo essere noi a fare la partita e non deve mettere in dubbio la partita e ancora non stiamo riuscendo, no? Non possiamo soffrire così tanto, non voglio parlare male del Montecchio perché ha fatto una bellissima partita, ragazzi non hanno mai mollato, è quello che si fa, io faccio alleno i bimbi, è quello che dico sempre. Quindi complimenti a loro, però noi dobbiamo mentalmente essere più forti, più preparati per affrontare meglio queste partite.
Volevo fare un appello a tutta la gente di Grosseto e deve venire. Noi, per noi è importante la gente, il tifo, quindi vi aspettiamo.